Ben ritrovati con la prima edizione di oggi della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Su conflitto di interessi e lobby, il PD diverso dalla Lega, patto coi Dem, chance per loro e un mezzo per noi, senza alleanza, quante leggi il Movimento 5 Stelle ci sarebbero ora? All'indomani delle vittorie elettorali nei comuni e del primo passo in Parlamento della norma sulle incompatibilità di imprenditori, magistrati e anche direttori di giornali, Francesco Silvestri, deputato e primo firmatario del decreto di legge lobby, parla al fattoquotidiano.it dell'asse con i democratici, della differenza con il governo giallo-verde e risponde a Di Battista, dice morte nera, insomma rifiutare le intese vorrebbe dire essere deboli. Coronavirus nuovo di PCM è a rischio rinvio, la bozza tamponi obbligatori insomma per chi arriva da Regno Unito, Paesi Bassi e Belgio. L'incognita riguarda il percorso da intraprendere per rendere effettive le nuove disposizioni dopo che ieri con più di 40 deputati considerati assenti perché in isolamento e fiduciario e la mancata presenza delle opposizioni è mancato per due volte il numero legale per il voto sulla risoluzione di maggioranza, ma per la giunta del regolamento i membri in quarantena dovevano essere considerati in missione, come avverrà nel corso del voto di oggi. Venezia, Mose attivo, per ora solo con alta marea e barriere per San Marco in ritardo, perché la Basilica sarà sott'acqua fino al 2021. Finché l'opera non sarà completata, le 78 paratie mobili si alzeranno solo con una marea superiore ai 130 centimetri, ma la piazza principale della città si allaga quando il livello arriva a circa 90, mettendo a rischio i mosaici della basilica. Il piano di impermeabilizzare richiederà ancora due anni, mentre il progetto rielaborato da Boeri per metterla in sicurezza con appositi paratoi in vetro è stato bocciato dagli esperti del Ministero dei Beni Culturali. La partita San Siro, insomma il centro ippico di Trenno, per ora è salvo. Niente sfratto dalle scuderie, operatori firmano con Snaitech un atto di fiducia. Allenatori e proprietari hanno portato avanti per mesi un braccio di ferro con la società proprietaria delle strutture per la clausola che prevede la facoltà di recesso nel caso di un cambio di destinazione d'uso. Snaitech ha sempre smentito una possibile speculazione immobiliare legata alla costruzione del nuovo stadio. Il portavoce del comitato ippici Meioas dice: visto l'impegno a non chiudere il centro, abbiamo deciso di firmare. In gioco centinaia di posti di lavoro e il destino di un intero settore. Kamchatka, insomma, animali marini morti e surfisti con febbre. Insomma, l'ecologo dice che nell'acqua c'è un veleno che uccide organismi viventi. L'allarme è per la spiaggia di Kalatiski, zona di rara bellezza naturalistica dove tanti surfisti hanno accusato problemi di salute e sono state avvistate carcasse di animali marini. Nell'acqua trovata un'alta concentrazione dei derivati del petrolio. Ma per l'ecologo Dmitri Lisitsin, i responsabili della catastrofe ecologica, come lo definisce Greenpeace Russia, sono alcuni componenti del carburante per i razzi altamente tossici. Le altre ipotesi al vaglio dell'autorità sono una perdita dal sito dell'interramento di pesticidi e inquinamento causato da fattori naturali. Notizie da Napoli e dalla Campania. Marijuana la piantagione in città l'ha scoperta a Pianura. A Pianura il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro 50 piante di marijuana del peso di circa 500 grammi ciascuna per un totale di 25 kg. Sono state denunciate 3 persone ritenute responsabili per coltivazione di sostanze stupefacenti. Focolaio nella casa di riposo, contagiati 41 anziani e 16 operatori, e allarme una casa di riposo di Portici. Si è scoperto un vero e proprio focolaio all'interno della struttura Pio XII. Nelle ultime ore è stata
riscontrata la possibilità, la positività di 41 ospiti della struttura e di 16 operatori. All'interno della struttura di via Gaetano Poli si è allargato in maniera esponenziale il contagio. La maggior parte delle persone presenti nel centro hanno contratto il virus. Juve Napoli, il giudice sportivo prende tempo. Il giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, per quanto riguarda la sfida non andata in scena tra Juventus e Napoli per l'assenza della squadra partenopea, ha lasciato la decisione sub giudice. Il giudice sportivo ha chiesto infatti un supplemento di indagini. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Coronavirus, 51 nuovi contagi e 2 decessi in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un'anziana ospite di Casa Serena e di una persona del 1943 positiva, ma morta in casa appunto a causa di una caduta. 2 nuovi decessi legati quindi al Covid-19. Si tratta, come dicevamo, di una ospite di Casa Serena, Pordenone, e di una persona positiva al coronavirus del 1943, insomma, comunque, che è morta a causa di una caduta in casa a Casarsa. Gorizia, insomma, il nuovo mercato coperto. Presentato il progetto per la riqualificazione con l'idea di entrare tra le città del gusto del gambero rosso. A Palazzo De Bassa il presidente della CCA Antonio Paoletti ha presentato il progetto per la riqualificazione del mercato coperto di Gorizia, elaborato dall'architetto Claudio Meninno. Non si tratta di una semplice ristrutturazione, dicono, ma di un nuovo importante ruolo per questa storica struttura. Questo lo ha spiegato appunto il sindaco Rodolfo Ziberna, che dice un piano che porterebbe ricchezza a tutto il territorio e non solo agli operatori del mercato e agli esercizi vicini. Mente sulla sua verità, sulla sua vera identità, è stato denunciato un clochard. Era stato segnalato più volte nella zona di Gemona del Friuli. Si era anche introdotto in una casa per mangiare e bere. Era stato quindi, come dicevamo, segnalato più volte nei giorni scorsi nella zona del Gemonese, anche perché si era intrufolato in un'abitazione rubando del cibo per cibarsene sul posto, insieme alla consumazione di qualche bibita. Raggiunti da diverse chiamate dei cittadini, i carabinieri della compagnia di Tolmezzo, la stazione di Gemona, hanno avviato una serie di sopralluoghi nei punti in cui la persona sospetta era stata avvistata. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.